Al Savonese, alle tante difficoltà di oggigiorno, qualcuno vede una possibile soluzione nel comportamento degli alieni. Sentiamo la seconda parte dell'intervista all'uomo che dice di aver vissuto con loro per 5 anni, Riccardo Ricco. Ma come sono fatti questi alieni? Gli alieni, da quello che abbiamo saputo, sono non solo di varie forme ma anche di varie dimensioni. Quelli che avevamo contato noi erano come noi, quindi forma umana, 2 occhi, un naso, una bocca, 5 dita per intenderci, erano alti 2,50 metri circa, fino ai 3 metri al massimo, però avevano la particolarità che pesavano, senza essere magri, ma ben disposti come un nostro atleta, diciamo, pesavano sui 20 kg perché gli atomi del loro corpo erano più distanziati di noi, quindi più diafani, sebbene non erano né trasparenti né impalpabili, erano come noi. Come è cambiata la sua vita? Guardi, la mia vita, ho capito tante cose, ho capito l'intelligenza del bene, l'intelligenza, non dico di camminare sulle acque o di guarire i ciechi, di essere il meglio possibile con tutti i difetti che possiamo avere, ma un conto è un piccolo difetto, un conto è una grave mancanza. E soprattutto sono migliorato nell'ottimismo, perché questi esseri millenni e millenni di anni fa erano come noi, in un mondo come il nostro, con le guerre eccetera eccetera, e migliorando hanno fatto un salto anche qualitativo come dimensione, come mondo. Quindi se ce l'hanno fatta loro, ecco, sono più ottimista che potremmo farcela anche noi, sebbene guardandoci in giro certe volte c'è da essere un po' pessimisti. E prima di chiudere...